Sì, penso. Il suo nome, per favore? Abbatino? Maurizio. Maurizio. Lei viene interrogato liberamente sui fatti di causa e ha facoltà di non rispondere. Vuole rispondere? Sì. Prima domanda. Lei è stato più volte interrogato. Conferma quello che ha già dichiarato? Sì. Seconda domanda. Come è nato lei? Come? Come è nato lei nell'ambito delittuoso? Inizi la sua storia, il suo iter delittuoso. Diciamo che ho cominciato quasi con furto, rapina. Ecco, iniziamo. Abbiamo creato un piccolo gruppo dagli anni 70. Sì. Prima della cosiddetta banda della Magliana, secondo l'accusa, sì, lei svolgeva svolse un'attività delittuosa? Sì, ero già un rapinatore. Rapinatore. Poi si lega o è promotore di un nuovo gruppo? Come? Si è poi legato ad altri gruppi? Sì, già eravamo un gruppo formato da 5-6 persone, poi dopo è entrato a far parte con noi Giuseppucci Franco e abbiamo creato questa banda, questo gruppo un po' più grande, insomma, un po' più. Ed era composto da chi? Non si sente niente. Ha aumentato al massimo. Lei viene interrogato liberamente sui fatti di causa e ha facoltà di non rispondere. Vuole rispondere? Sì. Prima domanda. Lei è stato più volte interrogato. Conferma quello che ha già dichiarato? Sì. Seconda domanda. Come è nato lei? Come? Come è nato lei nell'ambito delittuoso? Inizi la sua storia, il suo iter delittuoso. Diciamo che ho cominciato quasi con furto, rapina. Ecco, iniziamo. Abbiamo creato un piccolo gruppo dagli anni 70. Sì. Prima della cosiddetta banda della Magliana, secondo l'accusa, sì, lei svolse un'attività delittuosa? Sì, ero già un rapinatore. Rapinatore. Poi si lega o è promotore di un nuovo gruppo? Come? Si è poi legato ad altri gruppi? Sì, già eravamo un gruppo formato da 5-6 persone, poi dopo è entrato a far parte con noi Giuseppucci Franco e abbiamo creato questa banda, questo gruppo un po' più grande, insomma, un po' più. Ed era composto da chi? Non si sente niente. Ha aumentato al massimo. Uno di voi, si avvicini al signor Abbatino, in modo da piazzare il microfono nel modo migliore. Dovrebbe stare molto vicino al microfono. Ciao. Un po' veloce. Con chi allora? Era composto da me, da Giuseppucci, Mastro Pietro, Danesi, Pigoni, Paradiso e Castelletti. Mastro Pietro quale dei due? Enzo. E cosa è successo allora? Niente, abbiamo continuato con le rapine fino a che siamo arrivati, insomma, crescendo. Guarda gli elementi del testaccio, cosa ci può dire? Gli elementi del testaccio sono entrati in un secondo tempo dopo la morte di Franco, Giuseppucci. Più che altro per vendicare la morte di Franco. Si ricorda quando morì? Quando fu ucciso? Io per le date faccio un po' di tempo, non mi ricordo la data esatta. Mi parli di questa evoluzione? Niente, dopo la morte di Franco abbiamo cominciato la vendetta contro i proietti, sì, e logicamente sono uniti il gruppo di testaccio anche perché Franco era molto amico di Renato De Pedis. Questo gruppo di testaccio da chi era composto? Da De Pedis, Pernasetti, Maragnoli, poi in un secondo tempo sono venuti altre persone. Lo testaccio? No, praticamente c'era più che altro una divisione delle zone per quanto riguarda la vendita degli stupefacenti.
dal punto di vista strutturale, organizzativo, cosa ci può dire lì? In che senso intendo? Dal punto di vista dell'organizzazione. Dal punto di vista? Della organizzazione. Okay. Chi erano i dirigenti? Ah, per quanto riguarda... Chi erano i semplici partecipi? Per quanto riguarda il gruppo di Testaccio, praticamente più che altro era Renato De Pedis e Danilo Bruciati, i dirigenti. E per quanto riguarda il gruppo della Magliana? Non c'era proprio un vero capo, c'erano persone che avevano un po' più peso dentro l'organizzazione. E chi erano queste persone? Io, Franco. Marcello? Sì. E sulle strutture logistiche cosa ci può dire? Voleva dire se disponevate di appartamenti, di depositi e via dicendo, di armi e via dicendo. Sì, avevamo sempre un quantitativo di armi, una volta depositate al Ministero della Sanità, un'altra volta in case private. Avevamo dei nascondigli per gli stupefacenti e avevamo anche un fondo cassa che ci teneva Sicilia, Claudio. Lei può dire qualcosa su gruppi di fuoco? Sui cosiddetti gruppi di fuoco? Si può parlare della presenza di gruppi di fuoco nell'ambito di questa associazione? No, perché dal grado di come uno era considerato dentro l'organizzazione. Al contrario, noi che eravamo un po' più, preferiamo farsi i propri diritti. Lei fu arrestato quando? Nell'83. Nell'83. È rimasto in carcere fino a che periodo? L'86. E poi cosa è successo? Sono evaso. E si rifugiò dove? In Venezuela. Nel periodo in cui lei è stato in carcere, dall'83 all'86, quali erano le sue fonti di informazione per quanto riguardava l'attività esterna? Nel primo momento ero abbastanza informato dai familiari per la malattia, insomma. Soltanto familiari erano le fonti sue informative? No, anche qualche amico che era rimasto fuori. E come faceva a stabilire il contatto con lei che stava in carcere? No, io molte volte l'ho detenuto in clinica o in ospedale. Quando stava agli arresti domiciliari o quando... No. No, non è mai stato agli arresti domiciliari. Sono andato in clinica. Sì. Quando lei fuggì all'estero, quando lei andò all'estero, rimase in contatto con gli elementi di cui prima lei ha fatto cenno? No, perché già quando sono arrivato si era creata una rottura. Per quanto riguarda il deposito delle armi al Ministero della Sanità, cosa può riferire in particolare? Beh, sembra già stato riferito più volte. Praticamente erano armi nostre che ce le custodiva in custode appunto Alessio Bianchi. Chi è che aveva la disponibilità di queste armi? Chi aveva accesso al Ministero? Beh, del gruppo nostro, io, Sicilia e Colafini. Poi c'era il gruppo di Nare, Carminati e Danilo Bruciati del gruppo di Castaccio. Danesi. E per quanto riguarda la questione concernente il sequestro alle Andre, cosa ci può riferire? Che una volta l'abbiamo incontrato per caso a Piazzale Clodio e abbiamo sequestrato al momento. Sì, chi stava con lei, si ricorda? Ero io, Danesi e Pigoni. Poi cos'è accaduto? Che cos'è accaduto? Che l'abbiamo portato in una casa di Acilia, Vitinia. E abbiamo chiesto, adesso non ricordo come, se tramite lui gli abbiamo fatto fare delle telefonate, abbiamo richiesto le armi perché noi gli avevamo prestato, non prestato, cioè gli avevamo dato un... L'alleanza. Beh, l'abbiamo preso noi tre, io, Piconi e Nessi, poi dopo mi sembra si alternavano, Mancone, Libero. Guardi, rifaccio i nomi, lei mi dica se hanno partecipato o meno.
con la figlia di Marcello. Che ha fatto in questa impresa? Lo tenia lui. Era lì alla casa. Era lì alla casa, quando era prigioniero a Leandro. Danese. Penso che sì, non ricordo perfettamente. De Angelis Massimo. No. Mancini Antonio. Mi sembra. Pergola Roberto. Pergola Roberto, mi sembra che l'appartamento era intestato a Pergola Roberto. Sì, ma una cosa è essere intestatari di un appartamento, una cosa è partecipare al sequestro. Faceva parte del gruppo dei carcerieri o no? No, veniva di volta in tanto perché era partito. Poi cosa è accaduto? Che cosa è accaduto? Che l'abbiamo portato in una casa di Acilia, Vitinia. E abbiamo chiesto, adesso non ricordo come, se tramite lui gli abbiamo fatto fare delle telefonate, abbiamo richiesto le armi perché noi gli avevamo prestato, non prestato, cioè gli avevamo dato un colpo. La Leandro. Beh, abbiamo preso noi tre, io, Piconi e Nessi, poi dopo mi sembra si alternavano, Mancone, Libero. Guarda, rifaccio i nomi, lei mi dica se hanno partecipato o meno. Con la figlia di Marcello, sì. Che ha fatto in questa impresa? Lo tenia lui. Era lì alla casa. Era lì alla casa, quando sì. Era prigioniero a Leandro. Danese. Penso che sì, non ricordo perfettamente. De Angelis Massimo. No. Mancini Antonio. Mi sembra. Pergola Roberto. Pergola Roberto, mi sembra che l'appartamento era intestato a Pergola Roberto. Sì, ma una cosa è essere intestatari di un appartamento, una cosa è partecipare al sequestro. Faceva parte del gruppo dei carcerieri o no? No, veniva di volta in tanto perché l'appartamento era intestato a lui. Ma durante la prigionia venne? Sì. Ma sapeva di questo prigioniero? Sì, non sapeva i particolari, però sai. Ma la Leandri non è che era tenuto legato, era libero nell'appartamento. Sì. E Pergola era venuta a conoscenza che si trovava lì sequestrato? O no? No, non lo saprei dire, non me lo ricordo. Piccoli? Sì. Sì, che cosa? Piccoli era la mattina con me quando l'abbiamo sequestrato. E poi cosa è successo? E poi... Fu liberato, no? Sì. Armi nuove. Cioè nuove nel senso che non erano nostre. Sì, chi è che portò le armi? Mariani. Bruno Mariani. Era presente lei quando avvenne questa consegna delle armi? Sì. Dove avvenne la consegna? Alla stazione di Trastevere. E per quanto riguarda Rossi Mario, era presente? Come? Rossi Mario. No, non lo conosco. Parliamo della morte di Nicolini Franco. Lei è uno... È stata organizzata più che altro per Nicolino Seris. Dovevamo fare un favore a lui. Sì, per quale motivo? Perché ci aveva detto che ha ricevuto una prepotenza in carcere. Chi ha partecipato all'azione? Eravamo con due macchine. E una Alfetta e una 132. Eravamo io, Franco. Aspetta, Franco chi è? Giuseppe Pucci. Che era all'interno, non era con noi, era all'interno dell'ipote. Sì. Poi? Eravamo io, una macchina era guidata da me, Paradiso, e con la figlia. Masso Pietro Enzo c'era? No. Lei parla delle macchine, ha indicato due tipi di macchine, è sicuro del tipo della macchina? Una Fetta, una 132, 131. E poi una Fiat? Una Fiat e una Alfetta? Sì. Sì.
Ricorda qualche particolare di questo episodio? Sì, che abbiamo fatto all'uscita, adesso scappare nel parcheggio, e poi è stato quasi investito dalla macchina guidata da Danesi. E lì è stato finito vicino alla staccionata. Lei si confidò in ordine a questa impresa con qualcuno dei suoi amici dell'epoca? Se mi confidai? Sì. E se tutti quelli che facevano parte del gruppo sapevano benissimo. Quindi lei mi sembra che abbia escluso Mastro Pietro Enzo? Sì, mi sembra che non c'era. Non c'è. Parliamo adesso dell'omicidio. È successo a Ostia, in un bar di Ostia, e hanno partecipato con Mancone Libero, Danesi Renzo, e anche lei? Io ero in un'altra macchina aspettando. Con la figlia di Marcella ha partecipato? Sì, era su un'altra macchina. Mastro Pietro Lorenzo ha partecipato? Sì, era con me la macchina aspettando. Che macchina era la sua? Una 120, una piccola, 126. E qual era il movente? La causale? Era sempre per Nicolino Delis e Nicolino Celis. Si era unito a noi, col gruppo suo. Aveva queste persone, insomma, una vendetta. C'erano anche delle moto utilizzate? Sì, sì. Cioè quante moto? C'era in particolare una moto, una Honda, che c'era stata data da alcuni napoletani, rubata. E poi? E poi? Oltre a questa moto Honda ce n'era un'altra? Sì, era un'altra. C'erano automobili? Automobili, no, allora sì. C'era un'auto di appoggio? Sì, le nostre. Chi sparò materialmente? Fu Edoardo, Edoardo Toscano, e non so l'altro, Edoardo Toscano sicuramente. Che anni fa? Puoi dire qualcosa sulla rapina a Palluan? La rapina di un furgone che teneva per là, può riferire qualcosa? Sì, c'ero anch'io, c'ero. Era, C'era anche lei? Sì. Era con la venuta a far parte dell'organizzazione di Colafigli, che praticamente l'ha portato lui questo lavoro. Era un deposito di pellicce, non mi ricordo come si chiamasse il proprietario. Parliamo di un autofurgone? Un furgone, sì. Era stato. Sì, appunto, continui. È successo lì a Fiumicino, che poi durante il tragitto c'è stato un incontro con una volante, insomma, e si è dovuto abbandonare. Ecco, la figlia. Soltanto lui o un altro? No, mi sembra solo con la figlia. E lei stava in un'altra macchina? Sì. Con chi? Non mi ricordo chi c'era con me. Successe qualche cosa in quella serata? Sì, appunto, che mentre portavamo via il furgone, una volante, c'è stato un incontro con una volante, è stato dovuto abbandonare il furgone. Le modalità dell'impossessamento, è in grado di riferirle? Non mi ricordo soltanto che con la figlia è montato nel furgone, c'era appunto l'autista, soltanto l'autista, è partito. Quanti eravate in tutto? Tre o quattro. Adesso parliamo del tentato omicidio Piarulli, Lanciani e Pompei Marco. Si ricorda qualcosa? Quello è stato organizzato per la figlia di Marcello, che queste persone erano andate a casa sua appunto minacciandoli. E niente, quando erano andati a casa sua minacciando quei figli ci ha riferito questa cosa e abbiamo organizzato questa spedizione. E lei ha partecipato alla spedizione? Sì. Come si è svolta l'azione? Beh, ci ha portato sul posto dove vivevano loro, che erano delle baracchette, ci ha portato una
persona di Ostia che c'è un bar a una distanza e siamo entrati dentro casa. È successo un po' un casino perché è stata una sparatoria, sono partiti dei colpi. Ma lo scopo era quello di uccidere? No. Cosa volevate fare? Ferirli, perché... Ferirli. E chi ha partecipato a questa impresa? Io, Danesi, Piccoli... Lei, poi... Danese. Danesi, Piccoli... Piccoli? Castelletti. Con la figlia. C'era anche... Paradiso, mi sembra. Chi? Paradiso, mi sembra. Non lo so. Mastro Pietro Enzo c'era? No. Sestivi Gianfranco c'era? No. Con quale arma? Tutte pistole a tamburo. In quell'occasione si ferì anche Danese. Rimase ferito? Sì, dalla sua pistola. No? Dove rimase ferito? Al ginocchio. Quindi volevate dare soltanto una lezione. Sì. Lei ha accennato, mi sembra, di aver esaminato un rapporto giudiziario relativamente a questo episodio. Ricorda? C'era stato portato dal personale del commissariato. E lei lesse questo rapporto? Sì. Cosa c'era scritto, si ricorda? Non me lo ricordo. Dunque, era stato portato a Claudio Sicilia dal brigadiere Crivelli. Ma anche lei lo aveva sì, sì. Ma era presente quando questo signore consegnò il rapporto? No, però dopo l'ho conosciuto dopo. Sì, allora come fa a sapere che era stato lui a consegnare il rapporto? Perché sapevo che Sicilia era a contatto con questo personaggio. Ma gliel'ha detto Sicilia? Sì. Morte di Fabiani e Amleto. Ha partecipato lei all'azione? No. Eh? No. No. Cosa può riferire sul fatto? E so che lo hanno portato in un appuntamento lì a un ponticello sulla via della Maiano con la scusa di un lavoro. E lì è stato fatto, e lì è stato ucciso con una moto da Danilo e Marina Bruciati e Renatino. Da chi ha saputo questo? Da loro di Ostaccio. Da? Da loro stessi. Sì, vuole dire i nomi, per favore. Quelli che lo hanno informato. Come? Quelli che lo hanno informato, chi erano? Sì, Renato e Danilo. Con la figlia Marcello che ruolo ha svolto? Anche da parte di Ostaccio. E il ruolo, se è mai stato espletato, il ruolo di Pernasetti, quale fu? Il Pernasetti, se ben ricordo, stava in macchina con lui, quello di portarlo lì. E Sestivi Gianfranco? Non mi sembra che abbia avuto alcun ruolo. Non mi sembra che abbia avuto alcun ruolo. Sicilia mi sembra che abbia indicato lei come uno dei responsabili. No. Forse perché qualche giorno prima eravamo andati a cercarlo e non l'abbiamo trovato, in base alla discussione che ha avuto con la figlia. Lei è andata a giocare al tennis per la sera? Sì, per crearmi un alibi. Quindi lei dice questo, non ha partecipato materialmente, ma è stato deciso da chi l'eliminazione di questa persona? Da tutti noi. Anche da lei? Sì. Quando lei dice tutti noi, dovrebbe essere più preciso. È perché quando dico tutti noi, è che qualsiasi omicidio è stato fatto è sempre stato deciso da tutti i componenti del gruppo. E Sestivi Gianfranco ha partecipato a questa decisione? Sestivi Gianfranco aveva un ruolo marginale nel gruppo. Non ha partecipato allora? No. Nemmeno nella fase decisionale? No. E Pernasetti? Pernasetti sì. Mi
Per quanto riguarda Colafiglia, cosa da dire in proposito? Colafiglia? Sì. Che appunto abbiamo avuto una discussione qualche giorno prima, e uno dei motivi è appunto questo qui. Ma non ha partecipato all'azione? No, anche perché appunto non so se si sta anche lui creando un alibi, perché la cosa era stata un po'... la discussione era stata in una piazza e poteva avere problemi giudiziari. Ha partecipato alla decisione? Sì. Parliamo del tentato omicidio parente Marchesi Maria Nicoletta. Si ricorda? Sì. Cosa ha da dire in proposito? Enrico Proietti. Per quale motivo c'era questa azione nei confronti del Proietti? Perché era un Proietti, appunto, per la morte di Franco. Ah, quindi una vendetta? Una vendetta. C'è già stato un processo nei suoi confronti per questo fatto, nei confronti anche di Colafiglia e di Toscano. Siete stati assolti, mi sembra, no? Mi sembra. Noi vorremmo sapere se ha avuto un ruolo, in caso positivo, che ci dica quale, il Frau e il Carminati. Parliamo di Carminati. Il Carminati era in macchina con noi. Lui precisamente portava un mitra. Cosa portava? Un mitra, un MAB. Il Frau praticamente è quello che ci ha dato la notizia che dove era Proietti, che era un calibro 9 con un silenziatore. Eravate in tutto quanto? No, scusi, sto facendo un errore. Il Colafiglia non aveva un calibro 9 con il silenziatore. Adesso lo ripete. Non aveva un fucile a pompa. Chi l'aveva? Un fucile a pompa? Colafiglia. Colafiglia. Carminati aveva un mitra mano. Quanti eravate in tutto, nell'azione? Eravamo io con la figlia e Carminati. Non ricordo l'altra persona. Lei ha parlato di Frau. Che ruolo aveva Frau? Ma Frau mi sembra che è rimasto in macchina. Ci ha dato la notizia dove era il Proietti, una Renault. E dopo questa azione, dove siete andati? Io sono ritornato a casa. Qualcuno è andato da Robertino Clinelli? Non lo so. Tentato omicidio Proietti Enrico. Si ricorda? Sì. Lei è stata accusata appunto anche di questo delitto con altre persone. Ci può raccontare come si è svolto il fatto? Sì, lì eravamo io, Mastro Pietro e Piccone. L'abbiamo fatto praticamente vicino a casa. No, io ero al volante. Eh? Ero al volante. Qual fu il ruolo di Paradiso? Se ci fu un ruolo? No, non mi sembra che ci fu Paradiso. Chi ha procurato l'automobile? Che automobile avevate? Una Golf. Chi l'ha procurata? Perché Paradisi è una delle persone che faceva pienamente parte dell'organizzazione, tutti i delitti era consapevole. E anche in questo caso lui partecipò sul piano della decisione? Sì. Era presente? Beh, non è che c'erano dei veri e propri summit, si parlava al bar, come non c'erano delle riunioni. Anche perché poi Enrico faceva parte di una lista, Enrico Proietti, già decisa precedentemente. Piccone che ruolo svolse, se lo svolse? Era in macchina, avrebbe dovuto sparare anche lui se c'era bisogno. Le armi usate, si ricorda qual è? Un fucile. Lei era armato di come? Lei come era armato? Sempre una pistola, anche che non ha sparato. Lei è uno degli imputati per questo delitto? Mi proietti Mario. Si ricorda qualcosa?
Ah, Mario, sì, ok. Stavo fatto di notte all'uscita di un club vicino a Tor di Quinto. Era già varie volte che lo seguivamo, però non riuscivamo mai, perché usciva molto tardi, c'era l'apertura di un mercato e dovevamo andare via. L'abbiamo seguito con un ritmo, noi avevamo un ritmo, lui mi sembra che sia una Renault. Fino a un piazzale nelle vicinanze del club, finché l'abbiamo stretto e mentre abbiamo fatto fuoco, però è riuscito a salvarsi perché si è. Il club è vicino, si riferisce a questo palazzo. Sì. E chi è che ha partecipato all'azione? Io con la figlia e Carminati. Anche Carminati anche qui. Per la sete per svolto un ruolo. Non me lo ricordo, sono un po' oggi, sono un po' confuso. Scimone per svolto un ruolo. No. Silenzio, per favore. Scimone. Sì, a nell'interrogatorio scienza di Mario Proietti presso il circolo privato 7 di quadri. Ah, forse si intende il ruolo questo qui, non ci avevo pensato. È sicuro di questo fatto? Sì, perché Simone era una delle persone che ci informava su alcuni personaggi nell'ambito delle scommesse. E per Nasetti lei lo esclude oggi, però nell'interrogatorio del 10 novembre 92 ha riferito una circostanza diversa, dell'esecuzione dell'omicidio che avvenne prima dell'omicidio di Benedetti Orazio e che restò a livello di tentativo, ci incaricammo io, Marcello Colafigli e Raffaele Pernasetti, che allo scopo per. Oggi sono un po' stanco, sono venuto dal viaggio, c'è un po' una confusione a testa. Quando faccio delle confusioni è perché quasi tutti i delitti che sono stati commessi sono stati più volte andati sul posto. Allora, a volte siamo andati tre persone differenti, a volte cose, al momento sono un po'. Se poi pensa che un interrogatorio un po' meno, magari riprendo un altro giorno che mi riprendo un po' da. Sì, forse non finiremo oggi. Omicidio di Benedetti Orazio. Lei è uno degli imputati di questo Sì. delitto, insieme con Paradisi e Pernasetti. Cosa può riferire? Mi è stato fatto una sala corse vicino al di una moto e io e Pernasetti eravamo con due macchine differenti Su due macchine differenti? sì. Dove? Nelle strade circostanti. Se fosse successo qualcosa per raccoglierli Chi sparò? e trovano Edoardo Toscano. Danilo Bruciati. Edoardo Toscano, Danilo Bruciati portava la moto. A sparare è stato allora? Edoardo Toscano. E il ruolo di Paradisi? Se ci fu, quale fu? No, non me lo ricordo adesso. Non so se l'informazione veniva da lui o da. Era stato deciso da tutti i componenti della banda e ci si era attivati, in particolare Paradisi Giorgio, il quale frequentava l'ambiente del gioco d'azzardo, in particolare di sale corse, per localizzare la vittima. Quando Paradisi ci comunicò la presenza di Orazio Benedetti, eccetera, eccetera. Infatti, non ricordo se era stato lui o Simone a localizzare. Lei ha anche aggiunto, ricordo che l'indicazione della presenza di Orazio Benedetti nella sala corse proveniva da Giorgio Paradisi. Non posso però escludere che il luogo ci fosse stato indicato anche da Giuseppe Scimone. Appunto, infatti. Le pedi? 16, scusi. 16. Cosa ci vuol dire?
sull'omicidio Lecce, De Pedis, Seris ho partecipato anche io. Praticamente ho sparato io. E nel mentre è stato eseguito anche l'omicidio Lecce perché era il cognato. Era indispensabile ammazzare anche lui. Ma per quanto riguarda l'omicidio Lecce, la decisione quando fu presa? Perché per quanto riguarda l'altro. Seris già era. E nell'abitazione di Mancone cosa succede? Nell'abitazione di Mancone, cioè che mentre entravamo era già stato tutto per china, io ho preso una pistola, una calibro 22 che avevo nascosto sotto al sedile. E quando siamo entrati, praticamente ho sparato direttamente. Altre persone spararono? Dopo, sì. Sparò Edoardo con una 7,65, Edoardo Toscano. E per quanto riguarda Paradisi, ci può dire qualcosa? Paradisi si è occupato del trasporto del cadavere. Dove fu portato il cadavere? Lei si riferisce a 16, no? Sì. Dove fu portato? Nelle vicinanze di Acilia, stessa, Vitinia, sul bordo del rio. Chi scavò la fossa? La fossa la scavarono Manconi e il cognato Edoardo. Precedente si scavò la fossa? Sì. Ricorda qualche altro particolare in relazione a questo omicidio Seris? Qualcuno arrivò nella casa in un momento successivo? Quante persone si trovavano nell'abitazione Manconi? Eravamo io, Vittorio Carnovale, Manconi, Edoardo Toscano. Fratello di? Carnovale Vittorio, il cognato di. Vittorio. E altri? No, non ricordo. Quelli che hanno partecipato all'omicidio Lecce si fecero vedere nella casa di Mancone dopo? Adesso non ricordo se vennero lì al momento o ci siamo incontrati dopo. Parliamo di quell'episodio che si verificò a Roma nel marzo dell'81, quando fu ucciso Proietti Maurizio e rimasero ferite altre persone. Si ricorda? Sì. Lei e assistiti Gianfranco svolsero un ruolo, sì o no? E quale ruolo svolsero? Io e Pernasetti eravamo in un punto di appoggio, cioè, perché non sapevamo che direzione avessero preso, già erano stati individuati e non sapevamo che direzione avessero preso una volta che si muovevano. Però a sparare fu con la figlia e Mancini. E Sestili? Sestili ci aveva accompagnato sul posto e venne anche dopo per rimuovere una macchina, adesso non ricordo bene, una macchina che era stata rimasta lì da quella fine. Ricorda qualche parte? Però quando sono arrivate la polizia si è praticamente se n'è andata. Questa vettura, 128, da dove proveniva? Mi sembra che l'avesse rubata lui stesso, praticamente il Paradiso era quello che più che altro rubava le macchine prima dell'azione. E aveva un mitra in macchina. Ed era prevista l'eliminazione anche dei parenti, dei Proietti? No, non era prevista l'eliminazione, però era talmente, talmente forte la rabbia contro queste persone che non ci importava se venissero ferite o no. Quando avvenne la sparatoria, lei a che distanza si trovava dal posto? Praticamente a un 700-800 metri. Ha sentito il botto?
Le autovetture utilizzate, si ricorda qual erano? Abbiamo detto la 128. Una 128. E poi? Una sola 128. C'erano altre auto? No, una 128. C'era una Renault 5? La Renault 5 era quella di quella figlia lasciata sul posto, però non è stata utilizzata. Non era stata rubata? No, no, è personale. Ma il comportamento di Paradisi fu corretto dal punto di vista vostro? No, non tanto. Perché non tanto? Perché aveva in macchina un mira, potrebbe, anche forse non sarebbe. Ma cosa doveva fare? Beh, avrebbe potuto sparare. Difendere. Esatto. Gli operanti. Omicidio Magliolo Giuseppe. Lei non ha partecipato a questo omicidio? No. Sa qualche cosa? Sì, so che è stato fatto all'uscita da un barbiere, o dentro il barbiere stesso, con una alfetta, mi sembra. Chi partecipò all'azione? Un momento che ho un po'... Allora sospendiamo per 10 minuti. Febbre, siccome pensavo che i delitti sono tanti, pensavo che un interrogatorio era un po' più. Pensava che fosse? Che fosse un interrogatorio un po' più circostanziato su un delitto alla volta. Siccome sono tanti, rischio da fare un po' di confusione ora in commento. Ma i reati sono tanti, e quindi dobbiamo. Appunto, però, su tutti i reati. Sì, però siccome sono passati talmente tanti anni, rischio da fare un po' di confusione sui personaggi, anche se ho partecipato quasi a tutti. Pubblico mistero, cosa da dire? Questo stato di salute non ottimale. Io nulla obietterei a un rinvio. Difensore, insiste per. Ma quale difensore? Ah, il difensore è mio partito. Anche lui è un difensore. Mi consente? Posso intervenire? Sì. Avvocato Minghelli, no, la mia unica riserva è questa. In altre occasioni l'Abbatino ha detto di non essere adeguatamente preparato e ha chiesto e ottenuto un rinvio per rispondere sui fatti di causa. Non mi ritengo che in un processo in cui la fonte accusatoria, che se lo chiedesse il mio cliente, penso che disponesse una visita fiscale. La difesa chiede che sia esposta a visita fiscale per accertare se l'Abbatino è in grado di proseguire o meno il dibattimento. E nel caso in cui sia in grado di proseguire, che il dibattimento prosegua. Comunque mi sembra che è la prima volta che ho chiesto un rinvio. Noi adesso. No, la donna si è rifiutato di rispondere dicendo che non era preparato. Per favore, non interrompete il Presidente. Noi procediamo oltre. Siccome non verrà esaurito il suo interrogatorio oggi in questa udienza, ma proseguirà in altre udienze. Ci saranno quindi altre domande eventualmente poste dal Presidente o su richiesta direttamente o su richiesta del pubblico ministero o della difesa. Però l'ho detto, signor Presidente, si metta in condizione mia, ho fatto un viaggio veramente. Sì, teniamo conto di questa situazione e intanto le chiediamo perché non deve essere sì, ma lei si ritiene incapace di rispondere in questo momento? Mi sento non idoneo a rispondere. Mi sento che sto facendo qualche confusione, come ho fatto prima di Scimone, di cose. Dopo mi rendo conto che sono un po' di confusione mentale. La Corte a questo punto rinvia l'udienza di venerdì. Ore 9. 29 gennaio 96, disponendo la traduzione degli equitari del denuncio.